Allineamento che si è completato, siamo al momento della chiusura delle ali di galoppo, Pretoria B, Piccadilly difende lo steccato dall'attacco di Pirluiner e di Pulisson, poi Pulisson si ritrae. Cavallo numero 3, Pretoria B, squalificato. Lieva di destro, in vantaggio abbastanza netto Piccadilly, che passa in 14-6 alla frazione di 200. Pirluiner ha parcheggiato seconda, ma è già a una decina di metri dalla leader, che si è animata parecchio. Adesso deve cercare di moderarla Marco Volpato, si muove subito Pannonica dal fondo, il rallentamento di Piccadilly, ma c'è ancora 15 e mezzo di frazione, quindi 30 e mezzo per il primo paletto. Ricucisce il gap anche Pirluiner, mentre resta più discosta Pulisson, scavalcata al largo da Pannonica, nella cui scia è andata subito piccola Catesby, 16 e mezzo di frazione, si viene davanti alle tribune con Piccadilly in totale rallentamento, rimane comunque al comando la lieva di Volpato, affiancata adesso da Pannonica in aggressiva risalita esterna, 800 di gara, sono tutte raggruppate tranne quella squalificata, 16-1 per il passaggio davanti alle tribune, un secondo quarto in 32. Dopo il primo decisamente più veloce, Pannonica staziona al largo di Pirluiner. Le due seguono Piccadilly al chilometro di gara. Volpato mette giù un altro 15-4 con la capofila. Piccola Catesby è nella scia di quella al largo e chiude all'interno Pulisson. Poi l'ultima pariglia con Poila e fuori di questa plusvalenza. Si va così all'ultima curva. Pannonica ha ripreso quasi del tutto Piccadilly, che però scappa ancora. 14-9 la frazione. Piccadilly in vantaggio a 300 dalla fine, mentre Pannonica accusa un po', viene rimontata all'interno e spunta in terza ruota anche piccola Catesby, rimane sul passo Pannonica, 15 e mezzo la frazione, ancora davanti Piccadilly, ma adesso ha decisamente accorciato l'azione. Pannonica torna cattiva, si butta di dentro Pulisson. Pannonica, grande corsa, 1:16:08 l'allieva di Loderer per girare due giri completi fuori a Piccadilly e sotto metterla di forza. Terza all'interno, Pulisson rimane fuori dal marcatore, piccola Catesby. Ripetiamo, 1:16:08 per la portacolori della scuderia Royal BFS, di cui Willy Loderer, oltre che il deciso interprete in questa corsa, è anche il trainer.